Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. La vertenza simbolo di questo primo maggio, festa dei lavoratori, è senza dubbio quella della FIMER. Di poche ore fa l'annuncio degli stipendi del mese di aprile che non saranno pagati e tra meno di 48 ore scade l'ultimatum del Tribunale di Arezzo. O un nuovo acquirente oppure sarà fallimento. Vediamo la manifestazione organizzata in questa giornata a sostegno dei lavoratori. Il primo maggio è la festa del lavoro, no? Riconquistare attraverso il lavoro una dignità, e la fase che stanno vivendo questi lavoratori, drammatica mi verrebbe da dire, è quanto di meno ci si potrebbe aspettare da quello che prevede i principi della nostra Costituzione. Festa dei lavoratori di presidio nel segno della FIMER, l'azienda valdarnese, simbolo delle lotte del primo maggio, una manifestazione di vicinanza ai lavoratori nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini. L'idea era quella di associare la festa dei lavoratori ad una grande vertenza come la FIMER, sperando di poter far tutti un sospiro di sollievo e che arrivi la notizia che la proprietà ha accettato l'offerta. A rischio il futuro di 280 dipendenti appeso alla decisione del Tribunale di Arezzo. Praticamente ci siamo trovati da lavorare a non avere più un lavoro e non avere neanche più un reddito, neanche più uno stipendio. Chi fra mutui e storie varie è dura arrivare a fine mese. Segnata in rosso sul calendario la data del 3 maggio, in programma l'udienza per la revoca del concordato preventivo dopo l'ultimatum dei giudici ai vertici dell'azienda sull'opzione dell'unico acquirente rimasto in campo, Greybull del gruppo McLaren. In assenza di risposte certe si aprirà l'anticamera del fallimento. Anche perché c'è una responsabilità nei confronti di questi lavoratori che hanno penato tanto per arrivare a questo momento, ora si ritrovano anche senza stipendio. E soprattutto per le prospettive, perché c'è da pagare dei fornitori, e i fornitori non sono multinazionali, sono altre aziende del territorio con altri lavoratori che sono in questa situazione di incertezza assoluta. A sostenere i lavoratori della FIMER oggi anche quelli della GKN. Non vorremmo che anche loro facessero la nostra stessa fine. Parte oggi 1 maggio, in occasione della festa del lavoro, la campagna social di Federambulanze, un'impresa. Protagonista il lavoro dei professionisti che operano su strada giorno e notte, neve, pioggia e caldo, di cui ci si accorge soltanto quando ce n'è estremamente bisogno. Professionisti, donne e uomini che lavorano per tutti e che oggi si trovano a rivendicare a gran voce quelli che potrebbero sembrare diritti elementari. Tra questi ci sono il riconoscimento professionale, la lotta al lavoro in nero e alla concorrenza sleale, una maggior sicurezza contro le aggressioni, una giusta retribuzione ed infine un contratto con migliori garanzie. E parliamo ancora di 1 maggio. Questa mattina ad Arezzo è stata ricordata la vicenda dei due dipendenti dell'Archivio di Stato che persero la vita a causa di una fuoriuscita di gas argon dall'impianto antincendio. Le celebrazioni poi si sono spostate al monumento ai caduti sul lavoro. Sì, è stata una mattina di ricordi. Stamattina siamo stati all'Archivio di Stato dove abbiamo ricordato la scomparsa di Piero e Filippo, che 5 anni fa, per esattezza il 20 settembre del 2018, hanno avuto un incidente sul lavoro che immagino tutti vi ricorderete, perché fu una cosa veramente tragica. E con noi c'era il presidente delle ACLI, Luigi Scatizzi, e abbiamo recitato una preghiera in memoria di questi lavoratori. MCL ed ACLI insieme per ricordare Piero Bruni e Filippo Bagni, che persero la vita 5 anni fa all'interno dell'Archivio di Stato. Due morti sul lavoro, come purtroppo ancora ne accadono. La maggior parte di queste morti sono evitabili proprio dal punto di vista anche statistico, perché i fatti imponderabili sono pochissimi. Quello che succede è che manca una formazione adeguata sia nelle maestranze sia nei lavoratori, mancano i controlli, lo sappiamo perché le leggi ci sono, e manca anche più sicurezza sul lavoro con dei mezzi specifici.
Dopo la cerimonia all'archivio di Stato, un'altra di fronte al monumento alle vittime sui luoghi di lavoro. Stamani abbiamo fatto questo momento di riflessione, di preghiera, di testimonianze, di ricordo di queste persone che appunto hanno perso la vita nel nostro territorio e in una struttura che è quasi impensabile, no? Come l'archivio di Stato. Ma è giusto quello che si sottolineava, che anche portare i ragazzi a fare apprendistato, a fargli fare stage per imparare diventa rischioso. Questo significa che appunto molte cose ancora sono da fare e le istituzioni devono vigilare. Non servono belle leggi, ma servono anche controlli, verifiche e presidio di questi luoghi. Il lavoro è qualcosa che rende un uomo degno perché gli permette di mantenere sé, molto spesso altre persone come familiari, figli, quindi il lavoro genera anche le prospettive di un futuro. Siamo oggi qui a onorare i caduti sul lavoro perché il lavoro e la morte dovrebbero essere due sostantivi che non viaggiano insieme. Oggi intendiamo il lavoro come un lavoro organizzato, dobbiamo tutti migliorare con leggi, norme, attenzioni affinché chi lavora possa partire dal giorno da casa e tornare la sera dai suoi affetti. In occasione del 1° maggio è anche decollato il questionario della CIA Arezzo in collaborazione con INAC, che intende somministrare agli agricoltori della provincia un questionario per monitorare il loro stato di salute ed individuare in modo tempestivo eventuali patologie causate dall'attività svolta. Il primo passo è dunque la compilazione di un questionario che gli interessati possano compilare direttamente e restituire allegando le documentazioni diagnostiche richieste per certificare le problematiche segnalate. E torniamo adesso invece a parlare del drammatico incidente a Vaggio nel quale ha perso la vita Vanessa Bonatti. Alla pirata della strada era già stata ritirata la patente perché aveva provocato un incidente stradale da ubriaco e sono arrivati anche gli esiti dei test svolti, c'era dell'alcol nel sangue dell'uomo. Le analisi hanno fugato ogni dubbio nel sangue del 55enne ritenuto responsabile della morte di Vanessa Bonatti. C'era alcol. La donna stava passeggiando con i propri cani a Vaggio nel comune di Castelfranco Pian di Scone il pomeriggio di sabato. È stata travolta dall'auto condotta dal 55enne e morta sul posto per le gravi ferite riportate. Come ricostruito dagli inquirenti, il responsabile dell'accaduto ha poi proseguito la sua corsa, dunque non prestando soccorso, fino ad arrivare all'area di servizio Castagneta. Qui ha abbandonato l'auto e raggiunto casa a piedi. L'arresto è arrivato grazie ai riscontri ottenuti dalle telecamere di videosorveglianza della zona che in poche ore hanno permesso agli inquirenti di risalire all'identità del proprietario della vettura. L'uomo, che non ha opposto resistenza al momento dell'arresto da parte dei carabinieri, ha precedenti per guida in stato di ebbrezza alcolica, lo confermano gli inquirenti stessi. Pochi mesi fa gli era stata sospesa la patente proprio per questo motivo. Ilaria Abidini, giovane aretina affetta da osteogenesi imperfetta e paladina contro il cyberbullying, è di nuovo alle prese con gli haters. Da un lato offese, dall'altro profili fake. Negli ultimi tempi le avrebbero infatti rubato due foto e aperto due account con la sua immagine. Fortunatamente al momento non sono stati pubblicati contenuti. Proprio nei giorni scorsi, racconta Ilaria, ho scoperto che mi è stata rubata una foto che avevo pubblicato su Facebook nel 2016 ed è stata utilizzata per aprire un profilo. Un altro invece era stato creato da tempo, accanto al mio nome è aggiunta la parola Monster e nel quale insinuano che ci sia un sito con foto e video miei. A nulla sono valse le denunce, sembra impossibile arrivare a capire chi ha aperto questi profili. Adesso vorrei capire perché le denunce non riescono ad andare avanti, afferma Ilaria, e sto cercando un avvocato specializzato nel cyber stalking perché temo che offese e apertura di profili siano collegate e che ci sia dietro la stessa mano. Ed è anche una giornata di lutto per Arezzo. Si è infatti spento all'età di 94 anni Gastone Mengozzi, studioso ed appassionato di storia del risorgimento italiano, è stato per quasi 40 anni presidente della sezione aretina dell'Associazione Veterani Reduci Garibaldini. I funerali si svolgeranno domani alle 14 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in via Mochi.
Voltiamo pagina adesso e cambiamo argomento. A partire da oggi sono infatti entrate in vigore le nuove disposizioni sull'obbligo delle mascherine. Vediamo quali. Il 1 maggio 2023 sarà ricordata come la data in cui gli italiani dicono addio alle mascherine anche in alcuni ambienti sanitari, ma non tutti. Rimarrà infatti in vigore l'uso della mascherina in tutte le aree in cui si trovano pazienti fragili, anziani o immunodepressi. Sulla base dunque delle indicazioni del Ministero della Salute, la mascherina dovrà ancora essere indossata in tutte le aree Covid, in pronto soccorso, in rianimazione, in terapia intensiva, nelle attività di emergenza e urgenza, nei reparti e attività ambulatoriali di geriatria, pneumologia, oncologia, ematologia, radioterapia e RSA. In tutti gli altri ambienti, in presenza comunque di pazienti fragili o con febbre o sintomatologia respiratoria, l'uso della mascherina è fortemente consigliato. Le mascherine hanno rappresentato un importante dispositivo di protezione individuale, non solo per il Covid ma anche per le malattie aerotrasmesse. Anche nei riguardi agli scenari di influenza abbiamo avuto sicuramente una riduzione del numero degli episodi influenzali quando eravamo protetti da mascherina. Per gli ambulatori medici la decisione sull'utilizzo resta ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta. Un ponte del 1 maggio ricco di iniziative tra foto antiquarie che ha portato ad Arezzo tanti turisti e la minaccia del maltempo che poi in realtà non c'è stato, non ha fermato gli arrivi in città. Sono un appassionato di fotografia, vorrei farla diventare la mia professione e sto a cercare un paio di marche che mi mancano alla mia collezione analogica. L'edizione di aprile di Foto Antiquaria e il ponte del 1 maggio, due ingredienti che portano ancora una volta tanti turisti ad Arezzo e in Toscana. Le previsioni meteo incerte dunque non hanno scoraggiato i tanti appassionati di fotografia o semplici turisti arrivati in massa. No, ma a parte che pensavamo peggio, pensavamo dava acqua, invece un po' di sole c'era. Foto Antiquaria, organizzata da Arezzo in Tour in collaborazione con il Fotoclub La Chimera, da sempre attira visitatori da tutta Italia. Un vero e proprio paradiso per gli amanti di fotocamere, cineprese, attrezzature fotografiche antiche ma anche più recenti. Io mi sento un pochino a cavallo tra la vecchia e la nuova, nel senso che preferisco avere un buon risultato direttamente dalla macchina anche se uso una macchina digitale. Non mi piace lavorare tanto con Photoshop, quindi se cerco un filtro particolare o un qualcosa che si usava più sulla vecchia fotografia che su quella digitale, i posti come questo sono i posti giusti, i mercatini come questo sono quello che cerco, insomma. Probabilmente siamo un po' stufi di questo digitale, telefonini e cose del genere, vogliamo magari più il contatto con la carta stampata e senz'altro penso che sia quello il motivo per cui ritornare un po' all'origine della fotografia. Arezzo si conferma sempre di più meta turistica a misura d'uomo, come ci racconta questo visitatore che arriva dal Veneto. Bellissima, bellissima città, bellissimo centro, proprio a misura di persone. Quella del 2023 è stata la prima edizione di Foto Antiquaria senza Piero Franchini. Nel prossimo servizio vediamo il ricordo da parte del Fotoclub La Chimera. È la prima foto antiquaria senza Piero Franchini, socio del Fotoclub La Chimera, fotografo, ottico e socio e sostenitore della nostra emittente. A ricordarlo nella prima edizione di Foto Antiquaria, le parole dell'amico e presidente del Fotoclub La Chimera di Arezzo, Glauco Ciacci. La cosa più brutta di questa giornata, per quanto mi riguarda, è la mancanza di Piero, che era cioè per me è un pezzo di me, a me manca proprio il braccio destro. Perché noi si era in simbiosi, cioè lui aveva un carattere solare, aggregante, parlava, discuteva, dirimeva anche le discussioni. Io invece sono molto più, come dire, lui mi prendeva anche in giro perché sono un burocrate, però va fatto anche quello, quindi era una compensazione e a me mi manca tanto. Io quando ci penso mi sembra impossibile che non ci sia più Piero. Va ricordato perché in effetti ha lasciato e ha dato tanto, non solo sotto l'aspetto economico, ma sotto l'aspetto dell'amicizia, è stato solidale, è sempre presente e ovviamente queste caratteristiche hanno contribuito a quel momento
a portare in questo caso il circolo fotografico a livelli diversi. E nonostante tutto, anche se c'è la sua mancanza, rimangono i suoi insegnamenti, rimangono le sue cose che sono sempre ricordate con benevolenza dai soci. L'edizione di primavera della manifestazione ha proposto anche l'appuntamento come fotografare a colori con pellicola bianco e nero, un curioso laboratorio curato dall'associazione Camera Creativa, durante il quale è stato rinnovato l'esperimento che diede origine alla fotografia a colori. Stanno abbandonando la fotografia digitale per ritornare a scoprire le vecchie foto in bianco e nero, che sono affascinanti e che affascinano sempre. Interessante, anche perché ce l'ho anch'io il bianco e nero, vede? Quindi lo usiamo anche. E col digitale tu scatti a raffica 50 foto, una bella uscirà. Il bianco e nero devi pensarci bene, perché dato il prezzo, dato che gli scatti sono limitati, poi ci devi lavorare, devi sviluppare, devi stampare, quindi la foto la fai due volte, no? La scatti e poi la sviluppi e la stampi. È interessante. Come ogni anno, il 1° maggio ad Arezzo è tornato il Vespa Tour, quest'anno diretto verso Cortona. Mano sul clacson e vento in faccia, è tornato ad Arezzo come ogni 1° maggio il raduno nazionale Vespa Arezzo, che quest'anno prevedeva il tour da Arezzo a Cortona, rigorosamente in sella ad una Vespa. L'evento, giunto alla 21ª edizione, riunisce ogni anno centinaia di vespisti da tutta Europa. Tra gli 800 partecipanti, infatti, sono arrivati anche i rappresentanti dei club dal Belgio, dalla Francia, dalla Svizzera e dall'Ungheria. Benissimo, perché con le previsioni che erano state annunciate inizialmente avevamo avuto un calo di prenotazioni, ma invece oggi, nella giornata di oggi, è riesploso la voglia della Vespa, la voglia di libertà, e tutti sono arrivati qui al Prato a fare la sua prenotazione. Promosso dal Vespa Club Arezzo sotto l'egida del Vespa Club Italia, con i patrocini dei comuni di Arezzo e Cortona, è una delle più importanti e partecipate manifestazioni che hanno al centro questo iconico mezzo di trasporto. Andremo quest'anno nella cittadina di Cortona, passando dalle vie laterali per non disturbare il traffico locale. Un fiume amaranto ha invaso Piazza della Libertà e le scalinate del Duomo ieri sera per la festa dell'Arezzo. Il Cavallino, nonostante la sconfitta, ha festeggiato il suo ritorno in Serie C. Arezzo festeggia così la promozione in Serie C del Cavallino, che quest'anno festeggia anche i suoi 100 anni. Prima la premiazione in consiglio comunale, poi la festa in Piazza della Libertà, diventata assieme alle scalinate del Duomo un fiume amaranto. Io ho detto se sto sognando non mi svegliate, però è la realtà che va programmata. Io ho sempre detto festeggiamo, ora ci siamo divertiti a sufficienza, adesso stiamo già programmando il futuro. Quindi ringrazio tutti di tutto quello che ci stanno dando, perché il cuore è pieno di gioia e dobbiamo continuare a programmare, ad investire nel giusto e far sì che il club cresca sempre di più e sempre più forte, per levarci altre gioie che sicuramente arriveranno. I tifosi festeggiano la promozione, ma anche la permanenza nella panchina amaranto di Mister Indiani, in un tripudio di bandiere che non aspettano altro che di tornare a sventolare nel prossimo campionato di Serie C. È stato un momento bellissimo, un momento che mi rimarrà sempre nel cuore e porterò sempre con me. Hey!
Passiamo adesso al basket. Finita la Cardiopalma, la prima sfida playoff tra Amenscuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca, che hanno dato vita a una gara super combattuta che si è conclusa con una vittoria amaranto. Emozione a ripetizione per l'Amenscuola Basket Arezzo, che ai supplementari della prima gara dei playoff piega il Lucca. La prima semifinale finisce 92-83. La gara vede partire subito forte gli ospiti con Barsanti. Le sue triple valgono il 16-3 parziale a favore del Lucca. L'Amen si rimette subito in carreggiata con due triple di Rossi e una di Toia, e così gli Amaranto chiudono il primo quarto 19-22. È sempre il Lucca ad avere la testa avanti. Gli 8 punti consecutivi di Barsanti valgono il più 9 per gli ospiti sul 31-40. Ma la SBA raggiunge di nuovo un pareggio 40-40 all'intervallo grazie ai 3 tiri liberi di Provenzal. L'intervallo fa bene agli Amaranto, che riordinano le idee e con un propositivo Fornara si conquistano qualche lunghezza di vantaggio, 47-41. Lucca non ci sta e reagisce a tutti i tentativi di allungo della SBA fino ad un nuovo pareggio a quota 62. Nell'ultimo quarto Toia tira fuori dal cilindro una tripla fondamentale, poi è Pelucchini dall'angolo che trova la parità 74-74. Con un decimo da giocare ci sono due rimesse, una per parte, che non spostano l'esito dei tempi regolamentari. Scampato il pericolo, l'Amen nell'overtime parte con il piede giusto, poi è una tripla di Rossi ad andare al mini break decisivo. La SBA infatti riesce a negare il canestro agli avversari per due azioni consecutive e poi con Vaselinovic e Rossi porta il punteggio ad 87-81. Una penetrazione di Lippi è l'ultimo sussulto degli ospiti, perché Arezzo capitalizza con 3 tiri liberi, un tecnico e un fallo su Pelucchini fischiati a Lucca, e così l'Amen si avvicina alla linea del traguardo di gara 1 con il punteggio definitivo di 92-83. Qualche giorno per preparare la seconda sfida, perché il ritmo incessante dei playoff mette di nuovo di fronte Arezzo e Lucca mercoledì 3 maggio alle 21 al Palaestra. Lucca è una squadra che, diciamo, nella parte di ritorno del campionato è in formissima, ha vinto contro squadre molto più attrezzate e infatti anche oggi sono partiti fortissimo. Non siamo stati pronti fin dall'inizio in difesa, poi tramite qualche accorgimento siamo riusciti a riprendere lo svantaggio e a rimanere sempre punto punto. Onestamente gli ultimi 2-3 minuti non li avevo visti proprio in maniera positiva e invece siamo riusciti a non mollare mai. Una tripla di Facu ci ha dato l'inerzia di tornare sotto, pareggiare dopo e arrivare al supplementare. Al supplementare poi siamo stati bravi a capitalizzare le occasioni e soprattutto tiri liberi alla fine. Prima partita molto importante, però siamo pronti per un'altra battaglia e sì, siamo pronti. Questa era l'ultima notizia per questa sera, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.